Buongiorno. Oggi è arrivato il giorno in cui vedrò Kim Petras. Cioè, adesso vi mostro che numero sono in fila. 1M, che significa? Sono la prima persona che Kim Petras incontrerà questa sera. Internal screening, vorrei urlare tantissimo, ma c'è un casino di gente qua in coda. Però io sono il primo. Qua c'è il Fabric. Vabbè, oh raga, adesso si aspetta fino alle 5. Poi io ancora non sto realizzando. Vabbè, non so in realtà che cosa farò. Adesso starò in coda, aspetto dei miei amici. Tento di non piangere prima di entrare. Strip in diretta. Che passa? La fila si sta allungando, io sto vloggando. It's the vlog. It's Killian. È Roberto. È Santino. Hi. I'm dying, but. Killian, dying for Kim Petras. Oh, my Cristo. Ok, it's time to go to the B&B perché dobbiamo cambiarci. Sono qua con i guys. Vabbè, adesso vedrete l'outfit e tutto. Camera d'hotel, la solita, in realtà è il solito B&B che prendo sempre, che è comodissimo, vicino al Fabric. Mi sono già vestito, non andrò in ciabatte ovviamente. Ho la mia maglietta, c'è scritto Slutpop Milano. Adesso fatta doccetta, ripreso un attimo le forze, perché stare in fila era tanto da sopportare dopo che ho dormito solo 2 ore. Ora siamo carichissimi per incontrare Kim, aiuto! Siamo qua, davanti al tendone del meet e tra poco ci danno il braccialetto. Raga, meet check. Pronto, ci siamo. Dietro quella porta c'è Kim Petras. Dietro questo telone c'è il meet con Kim. Che ansia! A few moments later. Reazione a caldo, ragazzi. Sto tipo guardando il vuoto così. E non sto dicendo nient'altro. Raga, com'era? Cioè, pazzesca. Pazzesca, iconica. Non ho avuto il tempo di dirle. Cioè, nel senso, abbiamo avuto tempo, ma eravamo così. Cioè, io. Non realizzi. Non sono riuscito a dirle un cazzo, praticamente. What just happened? Allora, raga, abbiamo avuto i regali del VIP. Ho preso il merch. E. Front row. Alex, pazzesco, mezz'ora di DJ set e vi giuro sono già stremato.
Mia canzone, raga!
finisce così il Feed the Beast World Tour a Milano, raga. What a night. Ora, in realtà, io ho perso la tote bag, cioè me l'hanno fottuta. Fa vedere la tote bag che ho perso. Questa bellissima tote bag non ce l'ho più, però ho la maglietta. Hi. She's to you live from Milan. Let's go. She's the greatest dancer in the world. Oh, thank you. Yes. Yes. Here she is. The greatest dancer. With the Beast Tour. Are you happy? Yeah, I'm so tired. She's I'm so happy. Good. Oh my God, thank you. Oh my God, thank you. A few moments later. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular. Oh mio Dio, ragazzi, non avete idea. Cioè, quello che è appena successo è assurdo. Io non pensavo che Kim uscisse di nuovo, letteralmente, perché ci stavano dicendo no, non esce, eccetera, eccetera, andate via. Invece ho fatto un'altra foto con lei e posso mettervela già in questo vlog. Vabbè, niente, sono tornato al B&B e parliamo un attimo di come è andato sto concerto, raga. Cioè, ho visto la mia cantante preferita dal vivo, ho pianto tantissimo, mi sono divertito tantissimo, ho saltato lei a un certo punto, non si vede perché non sono riuscito a riprenderlo, ma mi ha mandato un bacio, è stato perfetto. Cioè, io adesso penso di essere realizzato perché davvero, cioè, non sto realizzando che ho visto la mia cantante preferita live. Penso che sarò così felice solo appunto a luglio con Taylor. Che dirvi, raga, io vi auguro davvero di fare un'esperienza come questa, perché è bellissimo. Andate ai concerti, perché sono la cosa migliore del mondo. Anyway, raga, io adesso chiuderò questo vlog perché ho sonno. Se vi è piaciuto il video, leave a thumbs up. Seguitemi nei social, che trovate qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!